stato proposto di fare questa mostra al Museo di Corato, sono venuto a visitare il museo e ho visto che c'era questo forte rimando all'archeologia e alla memoria dell'archeologia. E allora ho concepito la mostra pensando agli artisti del Novecento che hanno utilizzato il tema dell'archeologia e della memoria. Alcuni di questi artisti hanno sviluppato un tema importantissimo nella pittura del Novecento, che è quello dell'inconscio e della memoria. E qui vediamo proprio alle mie spalle un esempio tipico, che è quello di Giorgio De Chirico, che in questo quadro, che si intitola appunto Gli archeologi, mette in mostra, cioè raffigura l'inconscio, la storia che è dentro di noi e che si rappresenta, si manifesta nella pittura di questo artista. Questo progetto viene a coronamento di un progetto durato 3 anni di gestione attraverso la quale abbiamo prodotto sempre eventi di valorizzazione dedicati a questo museo, alla città e al territorio. Con questo evento adesso usciamo dai confini della città per rivolgerci ad un pubblico di livello regionale e nazionale, perché la mostra è davvero importante. Siamo alla presentazione di una mostra importante, di un evento importante sia per la città sia per il territorio della Regione Puglia. Portiamo nel museo più importante del territorio, che è il Museo della Città del Territorio di Corato, una delle mostre più ambiziose che si potevano pensare, una mostra sulla storia dell'arte moderna nel Novecento. Portiamo nomi come De Chirico, Guttuso, Virgili e portiamo soprattutto un valore aggiunto al territorio. E un luogo come questo diventa il centro propulsore di un turismo culturale. Attraverso questa mostra noi ci proponiamo di portare nella nostra città migliaia di turisti. È un turismo diverso, un turismo destagionalizzato, un turismo che porta attenzione al territorio attraverso la cultura e l'arte. Questo è un tassello importante in questo percorso che il museo è stato aperto. E sono 3 anni di apertura, questa va a coronare sicuramente un esito positivo di questo museo. Dunque, ringraziamenti a chi l'ha organizzata, che sicuramente darà lustro alla città, ma solamente creare quel percorso che possa dare lustro, non solo lustro, ma anche tutto quello che possa servire a una città. Io sono convinto che la cultura è importante per una città. La cultura fa crescere la città, dà visibilità, ha un costo elevato, però è un atto di prestigio che sicuramente la città ne ha bisogno.